Yolanda Zip. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Questo video me lo stai chiedendo veramente da un sacco di tempo e finalmente ora lo vado a fare. Lo vado a fare per esigenza proprio questo video, perché ho visto che molti di voi state iniziando a comprare la colla da Amazon, quella che vi suggerisco io, ossia la Scola e la Cleopatra. In tanti mi avete detto: Yolanda, ma qual è meglio, la Scola o la Cleopatra? Lo so, in tanti non conosceranno queste marche, quindi non so se neanche cliccheranno su questo video perché non gli interesserà. Però ci tengo veramente tantissimo a farvi questa mini, diciamo, recensione, questo mini video su queste due colle, per vedere quindi un versus qual è meglio, la Cleopatra o la Scola. Andiamo a fare vari confronti. Facciamo prima quello senza la schiuma da barba, quindi colla neutra, poi facciamo un fluffy slime, poi facciamo un foam slime e poi facciamo magari un clay slime. Adesso vediamo un attimino. La colla Cleopatra, per chi non la conoscesse, io non faccio pubblicità, non vengo pagata, anzi io lo faccio solamente per aiutarvi in tutto ciò. Comunque, questa è la colla Cleopatra, che è una colla francese, e la trovate su Amazon. Ora vi faccio vedere la colla Scola. Questa è la colla Scola, 5 litri. I prezzi variano tantissimo, perché la colla Cleopatra costa sui 35 euro. Io la prima volta che scoprì questa colla è stata a dicembre dell'anno scorso, che la mandai a prendere, e non costava assolutamente niente. Ragazzi, vi rendete conto che la pagai 19 euro sta colla? Poi dopo un po' videro che la gente iniziò a comprarsela e iniziarono ad alzare il prezzo, sti malandrini cattivoni. La Scola invece dovrebbe costare, non mi ricordo se sui 20 o 25, comunque per 5 litri, raga, vi posso assicurare che il prezzo è molto buono. Nella ciotola arancione metterò la Scola, nella ciotola rosa metterò la Cleopatra. Allora, iniziamo a versare la colla Scola all'interno della ciotola arancione. Allora, la consistenza è molto molto densa. Allora, il colore è bianco, ma neanche tanto tanto bianco. Guardate, non è questo bianco super bianco, perché adesso vi faccio vedere proprio la differenza con la Cleopatra. Guardate la Cleopatra com'è, è molto più bianca e molto più liquidosa. Vedete, questa è molto più densa, vedete come scende? Allora, inizio ad addensare con quello che fanno tutti, ossia con l'acido borico. Ora, sono un genio, ho staccato le due etichette. Allora, inizio a mescolare. Adesso iniziamo a mescolare questo con la colla Cleopatra, mi inizio già a confondere. Comunque, ci vuole un pochino più di tempo con la colla Cleopatra. Dopo aver aggiunto l'acido borico, mano a mano, perché comunque si deve comunque addensare, questo è il risultato delle due colle. Allora, constatiamo. Allora, questa è la colla Scola, comunque si deve assestare, vedete, devo dire che il risultato non è per niente male. E questo invece è il risultato della colla Cleopatra. Allora, io devo ammettere che, se voi non l'avete mai usata, io devo dire che i risultati, cioè la differenza si sente, a parte il colore, non so se lo notate, questa è molto più bianca rispetto a questa qua, non so se si vede, però questo è, cioè questo è un pochino più, non lo so, gelatinoso, è strano, mentre questo no. Comunque già è un miracolo che sia venuta, che sia venuto senza la schiuma da barba. Allora, quindi nella ciotola arancione vado a mettere la mia colla Scola e in quest'altro invece vado a mettere la mia colla Cleopatra. Un cucchiaio di schiuma da barba qua e un cucchiaio di schiuma da barba qua. Vado a mettere una puntina di balsamo qua e una puntina di balsamo qua, un pochino di crema corpo, sapone schiumoso, anche qua in questo caso un bel cucchiaio. Così. Vabbè, nel frattempo vado a mescolare. Adesso vediamo, vorrei mettere anche della maizena. Vediamo la consistenza diversa tra le due colle. Questa qua è guardate come si mischia, vedete com'è? Sembra un marshmallow fluff, invece questa è molto più liquida rispetto alla colla Scola. Allora, di amido di mais ne vado a mettere mezzo cucchiaio, quindi all'incirca un cucchiaino. Adesso in questo caso vado ad addensare con la soluzione. Raga, la soluzione la potete trovare su Amazon, ve lo dico. Se mi sentite ancora con la voce è perché, vi ripeto, sto registrando tutto nello stesso giorno e quindi sono ancora malata. Io spero che per quando vediate questo video io sia guarita. Allora,
Inizio a mescolare, ho messo un po' di bicarbonato sia a destra che a sinistra. Adesso vediamo. Ah, dovrei andare a colorare, altrimenti come fate a capire? Wow, ho fatto un arancione e un lilla veramente veramente chiarissimi. Andiamo un pochino ad addensare sia a destra che a sinistra. Vediamo la consistenza di tutte e due. Vedete questa come subito si addensa? Perché già la consistenza è molto più ariosa. Questa è molto più fluffosa. Non so perché questa cosa. Ok, raga, ma mi devo ricredere. Mi sa che mi ricrederò con questo video. Ok, guardate. Ta-ta-ta-ta. Questo è lo slime con la colla a scuola. Wow, raga. È tipo super iper fluffosissimo. Devo ammettere che anche questo non è per niente male. A me piacciono tutte e due, sinceramente. Però questo qua, vedete, è un pochino più denso. E non dipende comunque dal bicarbonato, perché ho messo un goccino a tutti e due e ambi i lati. Vedete com'è denso? Mentre questo resta un pochino più floscio come slime. Vedete come si affloscia subito. L'importante è che siano riusciti tutti e due gli slime. Adesso procediamo con lo slime crunchy. Ok, allora, ho già messo le due colle all'interno delle mie ciotole. Allora, prima vado ad addensare, però metto all'interno, anche in questo caso vorrei fare, cioè, una cosa uguale, sinceramente, vado a mettere un cucchiaio di schiuma da barba qua e un cucchiaio di schiuma da barba qua. Poi voglio mettere sempre l'amido di mais, vado a mettere un cucchiaio di là e un cucchiaio di qua. Ho messo lo stesso quantitativo di colla, sarebbero due cucchiai all'incirca a ciotolina, sia di colla a scuola che di colla Cleopatra. Adesso a questo composto però vorrei aggiungere anche del borotalco, così da rendere il tutto ancora più denso. Però questa qua, ragazzi, guardate come scende, è proprio densissima. Borotalco vado a metterne due cucchiaini a testa, quindi. Guardate questo quanto è denso, ragazzi! Oh mio Dio, non so se sia una cosa positiva o una cosa negativa. Adesso vado un pochino ad addensare. Ed infine, quello che ci permetterà di distinguere i due slime sono le palline. Uno lo metto verde e un altro lo metto rosa. Ok, inizio ad addensare. Quando è ancora appiccicoso, tipo così, ci andiamo a mettere le palline. Oddio, ma questo è tipo super... Oddio, ma è tipo super densissimo. Allora, il risultato, sorprendentemente, per tutte e due mi piace. Anche se a me questi slime così mi piacciono di più con la colla trasparente, però, dettagli. Questo, raga, con la colla a scuola è molto più denso. Oddio. È molto più denso, cavoletti di Bruxelles. Lo slime con la colla a scuola, con le palline, questa qua, è molto bello perché è super iper crunchy. E allo stesso tempo elastico. Devo ammettere che la differenza sostanziale tra questi due slime è che lo slime con la colla Cleopatra lo sento un pochino bagnato. Non lo noterete mai dalla mia mano, ma questo qua è asciuttissimo, è come se fosse molto più secco. Mentre questo risulta proprio in mano, è come se le palline si fossero impregnate, bagnate. Non si vedrà mai dalla mia mano, ma lo slime è un po' bagnato. Raga, momentaneamente vi posso dire proprio la verità. Allora, l'ultimo slime che andiamo a fare è appunto lo slime clay. Allora ragazzi, ho fatto i miei due fluffy slime. Sì, lo so, qua sopra c'è un macello, perdonatemi. Comunque, vado adesso a mettere all'interno dei miei due fluffy slime il Play-Doh. Inizio adesso a mescolare. Sì, raga, si inizia a sciogliere, guardate. Ma voi lo sapete, non vi dovete preoccupare, perché dobbiamo andare ad aggiungere o altro addensante o magari della maizena, quindi non ci sono problemi. Allora ragazzi, ho mescolato il mio Play-Doh all'interno di due slime e devo dire che, cioè, il risultato è davvero sorprendente, nel senso che questo è quello con la colla a scuola, cioè, guardate, è un clay slime veramente elasticissimo,
che è bellissimo questo qua, veramente stupendo. Mentre questo c'è, non mi piace, probabilmente perché ha aggiunto un pochino di bicarbonato in più, però il risultato non mi piace minimamente, cioè veramente fallimentare. Quindi questo era il mio versus, spero che questo video vi sia stato d'aiuto e che vi sia piaciuto. Ovviamente ho detto la mia, poi ognuno si può trovare bene con qualsiasi colla. Io vi volevo dire la mia, visto che voi me l'avete chiesto in tantissimi, veramente, di fare questo confronto tra le due colle. E io vi dico che secondo me è meglio comunque la colla a scola, soprattutto come prezzo, che io l'ho pagata 20 euro, mentre la colla Cleopatra costa 35 euro. Bene, con questo è tutto, lasciate un bellissimo mi piace, arriviamo almeno a 7000 like per questo video. Suggeritemi altri video versus che vorreste vedere all'interno del canale, o altri video, che ne so, sempre inerenti agli slime o inerenti ai versus o slime senza colla. Sbizzarritevi, come sempre il mio canale è il vostro canale, voi lo sapete. Attivate la campanella, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, aprite la descrizione, trovate il mio Facebook, il mio Instagram, che sono le mie uniche due pagine ufficiali, solo quelle due, e troverete anche lo shop per comprare le mie magliette ufficiali. Vi mando quindi un bacione, un abbraccio, e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye bye!